Sono Nova! Lo tuo da tua famiglia! È il nuovo Stenova? È il figlio di Stenova? Shin Nova? È quel momento là? Oddio, sono in una condizione ridicola per poter... Forse è proprio perfetta per sì, quello. Sì, sì. Ragazzi, dobbiamo farlo. Dai, dai, se vuoi facciamo. Dobbiamo farlo. Dai. Tu sai niente? No. Praticamente, quando Mario si è trasferito in questa casa, mm-hmm. Ok, ha fatto un anno di lavoro per Evox e altre cose, fino a quando non ha avuto abbastanza soldi per permettersi un set in camera e fare anche lui streaming. E guardati adesso, Mario. Beh, le prime gag di mm-hmm. me, ma anche noi, cioè gli altri della casa e Mario, erano che noi andavamo là e lui ricoprivamo insulti, facevamo soprattutto che era drogato. Là è nato, ah beh, ma certo, è nato, no, pensavo fosse drogato. Qualcosa di diverso. È apparso questo ragazzo, okay, di nome Stenova, in chat, sia da me che soprattutto da lui, questo non lo so, che si era letteralmente convinto che noi stessimo attuando un bullismo, vero bullismo, nei confronti di Mario. Tant'è, vabbè, fino a quando sto tizio, tant'è che sto tizio è andato da Mario nei DM su Instagram e gli ha non detto... Non mi ricordo più la geometria adesso. E gli ha detto... tipo di allontanarsi da me, che non stava capendo che era sotto... Ah, ti ha scritto in DM, guarda, no, ma psicologicamente ha detto, vedi che... Devi non fa bene questa compagnia. In più, mamma a mia, me ragazzi, un giorno era arrivato. È finita la storia? No, sì, no. Magari. Sostenova viene da me e inizia a dirmi cose strane in chat. Sempre nei DM di Instagram, però. Okay. Mi dice, vedi che non devi correre per dimagrire, perché a volte mettevo storie di io ciccio che correva. Mi faccio, vedi che non solo sto dimagrendo, ma mi tengo in forma. Cioè, correre sicuramente fa bene. Mi fa, no, devi solo camminare. Io faccio, vedi che no. E lui, ma comunque insistente. Ma che cazzo è? Consigli psicologici, fisici. Fino a quando non arriva il momento in cui faccio la react a Benigni. Yeah. No, forse a Victor Laszlo. Comunque uno dei due. È facile confondersi, eh. Ma c'è sta gag qua che li odio, eccetera. Fino a quando lui mi manda un malloppone dove mi scriveva... Ma se la vive malissimo. No, però mi diceva che non posso vivere questa vita qua di invidia. No, ma era veramente preoccupato. Ma in una maniera presuntuosa, nel senso che voleva un aiutarti, ascolto. Cioè, io gli dicevo, bro, sei in alto male. Smetti di dire a Mario quelle cose là. Non lo conosci. Smetti di dirmi queste cose qua. Non mi conosci. E la cosa brutta è che parte anche da un sentimento buono questo. No, cioè, ma sicuramente questo, non l'ha fatto per rompere questo io, il cazzo per questo, io, ma per questo io gli rispondevo. Perché certo, sapevo che era una presunzione da follower, non da... persona. Fino a quando... Una volontà di entrare dentro la nostra psiche. Sì. Fino a quando di sentirsi... Fino a quando io e Mario dovevamo scendere a Messina, poi ci ha ghiantato i stucchi, è successo un casino, ma prima di scendere volevamo fare una susciata con loro, vabbè, organizzata a me. E lui vuole venire, Stenova vuole venire. Non decido neanche il giorno. A dirti, Marco, il pesce crudo fa malissimo, non mangiarlo. Io già sapevo che sarebbe finita così. Sta di fatto davvero? Che neanche scelgo il giorno, che lui mi dice, Marco, vedi che mi sono preso il treno, vedi, dimmi l'hotel, dove hai detto... Fermo, non stiamo nella campana. C'è un gong, sì. Fermo, fermo. Non decidere niente, perché intanto non abbiamo deciso nulla. In più può essere che salta e perdi soldi. Fatti rimborsare, perché qua non abbiamo deciso. Ma lui doveva fare un bel viaggio? C'era lontano? Non lo so, mi ricordo solamente che aveva già organizzato. Okay. Arrivano quindi dei giorni in cui io avevo da fare col React, con la scrittura, eccetera. E questa persona qua mi scrive tanti messaggi su Instagram, fino a quando non mi dice qualcosa come, si vede dal tuo silenzio che non mi vuoi, tipo una cosa così. Io l'ho detto, mamma mia, che e non ti ha risposto alla cosa del non venire? No, aveva detto ok, ah, aspetto. Okay, okay. Poi mi aveva fatto altre domande, io non c'ero perché non è che entro sempre su Instagram, sono tutta a rispondere ai follower. E mi dice, guarda che sto, da sto silenzio sto capendo. Io faccio, bro, non hai capito niente. Basta, vedi che non ce la faccio più. Vedi che sei molto presuntuoso. Vedi che pensi cose di me, di Mario. Smetti. Lui gli hai detto? Certo. E lui? E lui mi ha detto, questa non è una risposta da uno a cui sto simpatico. Io ho detto, ma certo, perché non... Ma basta poi, ma continua a parlare di te, non parla mai di sé. Terrificante. Fino a quando lui mi dice, non vengo più al sushi, mi giudica ancora, mi dice sei un prepotente così, io ho detto Madonna, bro. Madonna che palle. Ma poi succede una cosa nella tua live. Sì, in pratica... Ah, quindi parte 2. Stavamo parlando di una cosa a caso. Ecco. E mi ha detto...
ha detto: vorrei tanto mi piacerebbe conoscerti, anche se non mi ispiri buone vibes. Ma che rompicoglioni! A parte che penso che qualsiasi persona avrebbe delle discordanze in questa frase. No, voglio conoscerti, ma anche secondo me se mi attiri brutte vibes. Sì, sì, sì. Tra l'altro ci segue sempre, quindi non penso nemmeno sia vero. Oppure è una specie di Croce Rossino che vuole aiutare i suoi... Ha letto qualche libro e si sente meglio degli altri, bro. Forse ha visto che voi rispondete... Delirio psicologico. Che voi rispondete non siete non di quelli che ghostano e basta. Non c'è più. E... C'era un video? Un canale? Sì, contro Mario. Ma davvero? Scrivi... Ma io dove cazzo ero? Sì, scrivi Stenova, Mario... Dico che mi dice questa cosa e io gli dico, dopo quello che hai detto a me e a Marco... Mi hai rotto i coglioni, qualcosa del genere. E lui comincia ad arrabbiarsi tantissimo in chat, in caps lock. Ma davvero? Tipico spettatore tossico. Quindi quello che cosa gli diceva? Cosa gli diceva? No, ho veramente rimosso tutto. Vabbè, ma tipo te sei un venduto. No, cose tipo le cose che ti ho detto in privato non dovresti dirle online, eccetera. E io... Ma poi perché? Io gli tiro letteralmente una Genki-Dama. Nel senso che chiedo l'aiuto della chat. Share your energy with me. Gli tiro la Genki-Dama. I hope you for fonter. E KG Prime, bravissimo. Dopo che gliela tiro, ovviamente io dico: spero che ti reincarnerai in qualcos'altro. Come Goku dice a Kid Buu. Gli faccio proprio la scena, divento pure Super Saiyan. Secondo me lui gli ha fatto molto più male di te che praticamente rispondevi a Tom. Sì. Io mi sei incazzato. Infatti mi ha pure iscritto in privato e ha fatto questo video. Grande K che l'ha bannato dopo che gli ho tirato la Genki-Dama. Ma non vedo l'ora. Allora, Stenova, intanto tu mi hai fatto sempre paura. Fin dai primi abbonamenti e donazioni che mi facevi, mi hai sempre fatto paura. Nei messaggi che mandavi, la faccia pure mi fa molto paura. Ma in live? Non penso. Bene. Risposta a caldo al dissing di Mario Strugnolo: velocità per 2 per maggiore. Mario, se vorrei che tu rispondessi ogni singola volta che io metto pausa. Quindi o se vuoi ti avvali della mia risposta. Va bene. Allora, questa è la mia risposta a Mario Sturniolo. Questo qua. Mario Sturniolo, guarda. Guarda, ha detto. Sì. Stai guardando? Allora, guardo. Io ti risponderò nel merito, proprio per farti capire quanto tu abbia perso su tutta la linea. Hai capito? Deficiente. Io non molto, perché hai detto perso. Ah, ho perso. Hai perso. È la sua parola meme. Comunque sembra un po' Buzz di Far Cry 3. Non ho giocato ai Far Cry. Cercherò di fare una risposta breve e concisa e soprattutto che sia facile da capire. Perché poi, se dobbiamo dare degli esempi specifici, questo sarà solamente nel momento in cui Mario, vedendo sto video, penserà bene di sbattersene. Mario, se sei un menefreghista, sbattene. Te ne sbattene proprio. Non chiedere scusa e mangiarsi quello che ha detto. Puoi mettere per 10, per favore. Ah, velocità. Addirittura, dice che ti ne sbatti, ma chiederai scusa? Sbattersene. Quindi non chiedere scusa. Ah, non chiedere scusa. E mangiarsi quello che ha detto. Mangiare. Rimangiarsi, comunque si dice. Okay, allora, in poche parole, sono stato insultato da Mario. Dicendo... L'hai insultato? No. Io ho proposto delle cose. Scusami, però. E descrivendomi come un infame. E... Ti hai detto infame? No. Che narice propulsa? Anche come mostrandomi proprio come uno stronzo. Vogliono più volume i ragazzi. Ma non è vero che ha fatto da solo, lui ci ha detto qualcosa. Ma poi è anche abbastanza grave che dica che gli ho detto infame, senza che non sia vero. Gli ho detto pure che è uno stronzo? Credo che lui... No, ok. Dico questo, io non ho mai detto nulla di Mario. Confermi? Non ha mai detto nulla di Mario? Che cazzo vuol dire poi? Non ha mai detto nulla di Mario. Non ha mai detto nulla ma di io Mario. Ma io e Mario non ci siamo arrabbiati perché ho detto qualcosa tipo: siete stupidi. Però ci hai trattato veramente come stupidi. Il tuo trattamento in live in chat è da stronzo. Ma ce le siamo... Questo ti sto dicendo stronzo. Ma ci siamo letti la chat su certo. Telegram pure. Mario si è lamentato del fatto che io ho parlato male di Marco nel privato. Ed è vero. È vero. Mario e gli ho detto che Marco è un manipolatore. Io poi rispondo in merito a questo. La roba nuova poi, eh. Ho detto che Marco è manipolatore. Anche se in realtà non ho detto proprio questo, ho detto Marco ti ha manipolato.
ma questo cambia poco. Cambia poco. Sì, infatti. Diciamo che ci sono abizzeffe esempi da prendere su Twitch, vabbè. Ma non lo facciamo. Ma su YouTube sono rimasti un sacco di clip. Del mio freebooter. Mamma mia. Ti faccio semplicemente due esempi, Mario. Due esempi che io ti sto manipolando. Preparati perché è vero. Quello sta per dire è vero. Questa qui ti distruggo. Oh! Mario, cagati yes! addosso. Mario, ti distrugge la carriera, cazzo. Non prendiamolo in giro. Non prendiamolo in giro. Grande serietà. No, io avrei paura. Distruggo. Io ti distruggo. Mi mette imbarazzo. Io non ho manco visto. Ti fa anche cenno tipo che ti taglia la gola, guarda. No, no. Ah, scusami. La stavo così con il camera. Che volevi fare? Che cazzo fai? No, io non è che lo volevo fare. L'ho fatto. E non era una Genki Dama. L'ho fatto prima la camera mea e poi ho fatto la Genki Dama. Ah, quindi questo è dopo. Dopo che è stato cameameato. Ma poi dopo una cosa bella. Dopo che tu hai cercato di distruggere e ricreare. Ok, ok. Vabbè. Daltonismo. No, non ci siamo. Non ci siamo completa. Daltonismo, cari! Non ci sta. Daltonismo. Io ho imbrugliato degli occhiali, non del daltonismo, sono daltonico. Sì, anche perché, scusa un attimo, hai detto questa è di colore? Verde. Bravissimo. No, ma anche, ma tu hai detto anche Ciccio allo stesso. No, io ti ho chiesto di che Ciccio, colore Ciccio, sì. Anche verde. Ciccio. Verde, ragazzi. Ricordate quando Marco finse di essere daltonico? No, è daltonico. Che davanti a una platea di spettatori che guardavano. Eravamo in mille. Almeno 16. Lui, che sembrava daltonico, che fingeva di esserlo. E dopo 6 mesi che va a fare. Hai detto, non prendiamolo in giro. Vero. E la risposta, cioè, vabbè, proprio. No, vabbè, scusami. Questo non è manipolare, secondo te? Manipolare, caro. Chiedi a te, rispondi. A me, ma è lui. No, c'è un piccolo insight che non ho mai raccontato. Vai. Sì, perché a me se parlare di lui? I tizi degli occhiali hanno visto il video, quello prima della, che io ho rivelato che stavo imbrogliando, e mi hanno detto, vedo che i nostri occhiali sono piaciuti, potevi dircelo prima, che ora ti vogliamo mandare un paio. Non avevano visto quelli che ho detto, non fanno cagare, non fanno niente. Significa che c'è una verità in una situazione. Quella verità viene modificata. Ci stai, Mario? Praticamente, Mario, ascoltami che ti dico se è una bugia. Tipo, qua c'è una verità, no? Che aspetta, magari il sole è caldo. Eccola qua. Ok. Io metto in questa verità una finzione, tipo il sole è freddo. Tu mi ascolti mentre sto mettendo questa finzione, da un momento in poi, tu, fidando di me, che siamo amici, durante l'amicizia c'è la fiducia. Di quello anche che si dice, non solo che si fa. Quando io dico il sole è freddo, tu da un momento cosa crederai? Che il sole è freddo. E ti ho manipolato. In modi diversi, tu fai in modo che quella verità venga cambiata. Ma c'è il microfono dell'altro? È doppiato? Si è doppiato? È bravissimo. In modi. E per perché? Appunto, come mentire su di sé, o magari mentire su altro. Ad esempio, Attack on Titan. No. Che cringione che sei, Stanova. Che cringione. No, ma le dice tutte. Per esempio, Giovanni. Posso fare un esempio? Posso fare questo esempio? Me lo permetti, Marco? Dai, Steph. Ma poi lo sguardo. Lo sguardo da... Allora, questo sguardo qua possono avercelo o i cantanti neomelodici o Stenova. Non ci sono via di mezzo. È sdraiato sul piano così. Dice niente. Marco. Marco, tu sei qualcosa che ha fatto Marco. Dove tu ci rimani di merda. Ma io ti ho risposto nel merito. Tu ci eri rimasto malissimo quella volta. Io non ti ero venuto a dire manco una cosa diversa. Poi ti ho scritto in braccio. Tu hai già preso... Non è un troll. E torto marcio su tutto proprio perché io ti ho scritto in privato, esattamente come anche a Marco ho scritto in privato, ma ho scritto cose diverse, non ho rivelato niente di nessuno a nessuno. Cenova, ma hai fatto schifo non perché hai detto cose diverse, ma perché sei stato molto presuntuoso in entrambi i commenti. A lui l'hai psicoanalizzato... Come dicendo proprio che ne sapeva di psicologia e che dovevo scappare da questa casa. Ma te l'ho detto, ha letto 3 libri e ora si crede Everlast, come la sua maglietta. Quindi proprio io non devo sentire in colpa di nulla. Tu ti devi sentire in colpa per come ti permetti di parlare di me. Ma chi cazzo ti credi? Oh, Mario! Abbassa la cresta. Abbassa sta cazzo di cresta. Fatti di nuovo le treccine, bastardo. Insultare gratuitamente, che veramente... Io pensavo che... Infatti in chat, anche l'ultima...
pensava. Poi è incazzatissimo. Vai indietro, vai indietro. Scusate il disturbo. Tranquillo, Revolt. Ciao, bello. Grazie. Ciao, Revolt. Ma veramente, abbassa la cresta. Che già ti fa insultare gratuitamente. Che veramente. Io pensavo che tu fossi. Infatti, mi chiamo. Beh, io volevo capire che cos'è. Credo tipo. Fossi più intelligente. Più intelligente così, non farsi manipolare. Esatto. Ah, ok. Claro, appunto. Io pensavo che tu almeno perlomeno ti facessi insultare a pagamento. Ti fai insultare a pagamento adesso. Penso che si riferisca ai redeem. Qua. Oppure lo sto facendo molto più... No, secondo me... Forse lui pensa che essendo che siamo una squadra è un atto attoriale quello di entrare e insultarti e per questo quindi dovrei pagarti. Grazie, Musca! Ogni volta che stoppi ha un'espressione sempre più... Guarda adesso come cazzo. Ma la cosa più inquietante è sto maledetto pixel mancante come la mia anima. What the fuck? Come fai quello che ti... Ha detto what the fuck, torna indietro. Pagamento, ti fai insultare gratis. Come fai quello che ti pare, eh? Fai quello che ti pare. Ma ti rendi conto che uno ti viene a dire, ti fai bullizzare, ti fai manipolare, ti fai insultare senza averti in manco di rispetto. Tu non devi trovare. Senza averti? Tu lo devi trovare. Te come Marco. Io ho perso il filo del discorso. Mi sto cagando addosso. Detto, 4 ore fa. Io non ti fai e basta. Ti fai. Senza averti in manco di rispetto. Tu non devi trovare quel punto di manco. Tu lo devi. Cosa devi trovare? No, quelle. Cosa devi trovare? Senza averti in manco di rispetto. Tu non devi trovare quel punto di manco. Quel. Ma sono quelle, tribù che parlano di nuovo. Parlo di nuovo. Trovare manico di rispetto. Tu non devi trovare quel punto di manico. No. Minchia, se per due per maggiore fruibilità, io direi. No, mettilo per due un attimo. No, mettilo. Se lo metti per due, si apre una voragine. Infatti, forse meno due. Mettilo meno 0,25. Due non vuol dire niente. No. A quel punto, quel di, punto Marco... di Marcolino. Oh, Link si dice quel punto interrogativo. Ciao, Maluk. Quel punto interrogativo. Punto interrogativo. Devi trovare. Comunque, io odio questi discorsi qui. Perché è veramente una A contro B. Perché se io sono effettivamente imbroglione, non posso dire niente, no? Sì, la tua parola contro me. Sto manipolando anche da adesso facendo di credere che non lo sia. Diciamo, è quello che ha detto anche. E diciamo anche una grande offesa alla mia intelligenza. In più, sì. Può venire fuori una sfida alcolica bellissima. Vedi ogni volta che dice manipolare. Vedi ogni volta che si stoppa strano e TC. Finiamo per sentirci male. Il coma etilico dietro. Comunque, questo è nuovo. Non penso sia tu, veramente. Ma se sei tu, indipendentemente dalle prese in giro, tipo. Stiamo veramente dicendo il vero, ovvero sì, stavo preso un toso in chat. Potrebbe essere lui, Oh no, mi sa che mi sta manipolando. Comunque, bacino a tutti e tre. Ciao, cucciolone. Grazie, Jizz Game. Eh? Come mai? Ti ha detto? No, io vorrei che grazie fosse. Marvelous, sarebbe bellino fare uno scambio di opinioni adesso. Ma magari stupidare io, vediamo. Non ho nessuno di voi due. Ah no, cosa ho detto? Marco. Perché io non ho mancato di rispetto a nessuno. Hai mancato tantissimo di rispetto, stanno veramente. Hai fatto un po' il deficiente. Sì, hai continuato a mancarci di rispetto fino ad ora. Più che altro, già soltanto il far credere che sai quello di cui ha bisogno l'altra persona è mancanza di rispetto. Io volevo venire al sushi perché volevo proprio fargli capire. Vedi che siamo easy. Mario e io ci prendiamo per il culo costantemente. Ma certo, ma come fanno tipo gli amici le ogni volta? Io invece non volevo incontrarlo perché mi aveva già fatto incazzare. Anche se perché ha fatto qualcosa di veramente grave secondo me, però capisco anche che non mi dovrei offendere chiaramente, però dico anche che dire certe cose è pericoloso, ma anche pericoloso per lui, perché stiamo su internet e magari qualcuno può commentare, magari lo ricarica Stuvi e c'è qualcuno che gli scrive sotto una cattiveria e lui ci sta male perché si vede che non è rodato. Perché gli è bastato che io gli facessi una genchidama, gli dicessi che ha rotto il cazzo, perché è la cosa più grave che gli ho detto, per farlo andare su tutte le furie. Quindi questo ragazzo, pubblicando questo video, si è messo a rischio. E questo è anche un invito per quelli che la pensano come lui o che pensano di poter fare una cosa come lui.
Fare internet in questa maniera è pericolosa per la vostra salute. Questo ragazzo sta rischiando di avere spezzato il cuoricino da qualche stronzo. Amen! E se ti vengo a fare una critica, non te ne riesce per forza. Te lo devi mettere in testa. Ma sta facendo apposta, ragazzi, da... No, a fare questo. Ha sognato questo momento da qualche mese. Comunque, Stenova, se ci fai caso... Ci leggiamo i commenti dopo. Non penso ce ne siano. Non ce ne sono, penso. Se ci fai caso, critichi quello che sei tu. Cioè, tu dici a Mario che non accetta le critiche, ma sei tu, da quando abbiamo risposto, che non accetti la verità, ovvero no, non prendo in giro il mio amico Mario. Ogni volta che entro nella sua stanza, cioè, devo distruggere... Il teatro per dirti no, non è vero che ci sono le cose nella sua stanza, non sto prendendo in giro Mario. C'hai capito che palle? Goditi le cose. Dialetti a parte, perché veramente io di parlare in maniera dialetta non me ne frega niente. Ma tutto lui fa. Guarda, dialetti a parte Mario, perché tu hai detto il cazzo. E secondo me si commenta da solo anche, fai cagare. Stenova, senti, non devi accettare. Stai calmo. Divertente, forse. Questa È arrivato. C'era tristino. È alla frutta. C'era tristino. In fretta. Siamo a un quarto. Ma c'è poco da dire. C'è tanto. Lì, quando ti ho scritto, ti stavi facendo manipolare con lui che entrava e ogni volta finivi carnefice in una situazione che creava Marco. No, wow! Penso che intendesse vittima, non carnefice. Carnefice non sa neanche cosa voglia dire. Cioè, carnefice, posso essere il carnefice di una cosa che fa lui. Sì. Carnefice vuol dire chi fa vittima. Ah, perché ha sentito carne, quindi pensa sia la mucca. Pensa sia la carne. Posso dire una cosa? Mario, come si è comportato nel modo in cui io e Danilo prendevamo in giro nelle prime live, a me piaceva tantissimo, perché faceva questa roba qua, pure nella sigla che ti hanno fatto i mercanti, cioè quella, io bro l'amo quella cosa là, perché hai saputo gestire. Io mi ricordo che tu ti facevi 4 ore con la gente, ti smerdai, tu facevi, ragazzi, ma questa cosa qua è impossibile, mi facevi morire da ridere. Sì, era, mi divertivo tantissimo anch'io, un po' mi manca. Un po' mi manca. Però è giusto che sia finito. Un po' mi manca, ma se tornasse non mi piacerebbe. Certo. Quindi è solo nostalgia. Ma che sì. Dire? Ma se secondo te uno ti fa una critica deve essere per forza una cosa positiva? Ma come cazzo ragioni? Hai detto mai questo? Comunque sei incazzato in un attimo. Tu di pensi nuovo. Che quando uno ti critica deve essere per forza una critica positiva? L'hai detto mai? No. Ma certo, è una mussolinata questa cosa. Ha mussolinato, sì. Mussolinato. Questo ragionamento non ha senso. Non ha senso. Cioè, come puoi tu pensare che quando uno ti fa le critiche tu ci devi rimanere per forza? Ma che critica è? Ma stai scherzando? Ma poi trovati in privato, hai rivelato tutto tu e l'hai fatto apposta, secondo me. Guarda, adesso questo ma com'è che riesco a vedere che sta guardando Mario effettivamente? Quando ho scritto quella cosa e poi da lì è apparito tutto, perché te sei apparito dopo un punto. Non ci siamo per niente. No, la risata sta diventando il Joker. Sì, questa sì, è l'origine. Lui è il Joker. Questa è l'origine del lui Joker. Lui ottiene potenza dalla sapienza. Quale? Tu hai detto una bella frase, Mario. Stai a far pavido, te lo dico io. Alexa? No. Cosa vuol dire pavido? Pausa significa no. Momento di interruzione. Risposta. Stenova ha donato 2 euro. Il nuovo caso. Smettila, no, chiunque tu sia. E poi non c'è niente di male nel donare 2 euro. Fatelo di nuovo. Tu stai a nascondere qual è il vero motivo per cui tu ti sei messo a dirlo. Qual è? Che ti sto sulle palle. Ma questo è sicuro. Siamo arrivati al questo punto. È sicuro, ma di certo è il motivo per cui ti rispondiamo. Che tondo. Perché poi lì mi hai bloccato. Per cui non... Il motivo, lui dice che il motivo per cui Mario fa così è che gli sto sul cazzo. L'ho bloccato dopo che gli ho pregato 2 volte di smetterla perché mi stava infastidendo. Vabbè, questa è classica cosa tipo senza amici, perché anche a me mi fa, questo non è una persona che risponde a una che gli sta simpatica, cioè lui ha paura, terrore, ma non ci fa niente, puoi anche stare senza amici. È un po' come non fare mai lavoro, a 30 anni, se non hai... Amici a 30 anni non ci fa niente, no? O forse è tutto, terribile. Fa tutto, secondo me. Pensaci un attimo. Non so. In questo video, no? Perché tu non vuoi tirare quello che hai detto. Perché non vuoi tirare Mario Sturniolo? Me lo chiedo proprio con questo proprio...
un'indagine, lo rimetto in atto, ma secondo me è palese palese. Ti sto sul cazzo. Ci sta. Ma secondo te? Ma secondo te? Ma secondo te? Allora, ci sono andato. Non gli sono piaciuto, ma che ti devo dire? Ma io uno ti fa una critica, uno ti fa una critica, non ti devi piacere per forza. Ho fatto a Marco, Marco gli sono piaciuto. E questa è una cosa che sto dicendo io adesso. Marco dice, lasciami in pace così. Non l'ho detto mai, non ho mai detto lasciami in pace, non ho mai detto lasciami in pace. Ho detto, fino alla fine, ho detto, ti stavo comportando come un ragazzo di fidanzatina, sei ossessivo tantissimo, ma tutti sono invitati al sushi, anche perché online, che cazzo possiamo capire di noi? E poi lui ha detto non vengo più al sushi, non ho mai detto lasciami in pace. Adesso voglio che tu trovi la live, da quando io ho scritto a Marco, come io sono andato a interagire nella chat di Marco. Non è mai successo. Forza. Trova la live. Se vuole stipendiare KG Prime per cercarla, lo paga tipo 7 euro all'ora. Dai, si può accetteresti fare. K? K, di che hai lavorato 30 ore. Non è mai successo. E questo... Andiamo avanti. Ti no, no, qui. No. Vuoi vederlo tutto? Se secondo me da qua a qua non dice niente. Un po' meno, un po' meno. 10 minuti, 10 minuti. Vai a 10. Che devo dire? Volete che risponda più di così? Sì. Secondo me è sufficiente. Mancano 6 minuti, porca ma... Ciao alla chat di Mario, alla chat di Marco. Yeah! Ragazzi, a me non me ne fregava niente, volevo darvi un consiglio e basta. Cioè, ma che dici? Veramente, voi pensate che... Io spero che nessuno lo pensi in realtà. Cioè, probabilmente sta per dire una cosa che pensiamo tutti tantissimo. Alla fine quello che... Rompere il cazzo. Sarà Mario, Marco, quelli a cui credono, no? Che sia valido dire ogni cosa, offendere la gente, magari di rispetto così proprio. Minchia, Mario non ha mai insultato nessuno. No, più che altro credo, cioè, che abbia... tu non hai mai dissato niente, nessuno. Però c'ho la... Ciao Jasmine. Non hai mai... No bro, neanche. Smetti di dire le frasi che ti diceva tua mamma. Sono eloquente e ho la faccia da cattivo. Quindi questo sta sul cazzo a tutta l'umanità. Forse non questo è la faccia da cattivo. Tu Gibb. Non è vero bro, non è la faccia da cattivo. Non lo so, è che mi dispiace, che mi dispiace. Perché dire una cosa del... Al massimo quando parli da teatrante sembri che stai pigliando per il culo, ma basta conoscerti. Ma secondo me più che altro lui vede soltanto il fatto dell'insulto, dell'insultare in generale. Mario non ha mai insultato nessuno. No, anche tra di noi, nessuno. Così, che noi ci trattiamo così, quindi non c'è rispetto. Ho detto una volta a un tipo, poi gli ho chiesto scusa, che c'ha la merda nel cervello perché diceva che spacciare cocaina avesse lo stesso valore di fare contenuti su OnlyFans. Ho detto che c'aveva la merda nel cervello, questa è l'unica cosa che mi ricordo. Cosa hai detto? Che c'aveva la merda nel cervello. Ok. Malevicia, mamma mia, che schifo ragazzi, veramente, di mancare di rispetto in una maniera... Credo che sia questo. Dovete imparare il rispetto ragazzi, perché veramente io, nonostante la pensi così, riguardo il rispetto, non mi sono mai permesso di dire nulla. Cerca la clip Mario. Qualunque cosa, perché di me ho le chat, le leggo ogni tanto per sentirmi meglio come stesso. E non c'è proprio nulla, perché per me c'è sempre stato rispetto. Vi ho chiesto, sì, di guardare i miei video, ma cioè raga, non è che se voi mi sponsorizzate comunque, cioè sì, mi aiutate, ma in realtà esistono anche le eccezioni, cioè se pensi che qualcuno sia valido puoi comunque sponsorizzarlo. Quindi comunque questo ragionamento è valido fino a un certo punto. Ma quale? Quindi tu puoi cercare magari l'ha fatto prima quanto vuoi con la storia del volevo sponsorizzarsi, cazzata. Ah, tu gli hai detto che stava facendo questa gag rompendo per scammarsi per avere visibilità. Ha detto questa cosa? Beh, ha fatto comunque un video dove parla solo di quello, quindi secondo me non l'ha fatto per questo. No, 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 io non sto parlando di come verbo è completamente diverso, eh. No, ma quindi, non sì, credo sì, che abbia molto non in sa, mente non sa cosa voglio i termini, dire, eh. Cazzata, perché io te lo mandai dopo, io lì te l'ho lasciato in base, ti ho riscritto dopo, perché tu dopo mi avevi risposto tempo dopo, perché mi ero abbonato pensando che ti fosse cambiato, che avessi cambiato idea, pensando che magari ti stessi ancora simpatico, invece a quanto pare ti stavo ancora antipatico. Ma che cazzo sei per Mario? Stenova, ma scendete quel minchia di stallo, sei uno che hai rotto il cazzo a Mario su Instagram, non sei niente, è nessuno, ma non perché ti voglio insultare, ma perché letteralmente, ma che rapporto è? Simpatico, ma manco ci hai mai visto. Ma sai quanto ce ne sono? Una domanda retorica, perché lo sai quanto ce ne sono? Un miliardo.
e da me ce ne sono tantissimi. Di? Quindi di persone che tentano di entrare nella tua psiche rendendo volendo parlare, volendo capire. Ah, sì? Sì, so come ti senti, tutte queste cose qua. C'è una porzione di persone che ci seguono che sono un pochino come quel tizio che ha ammazzato John Lennon. Hai presente? Sì, cioè? Quello ossessionato da John Lennon è arrivato a dire che stare con Yoko Ono era un problema perché aveva rovinato i Beatles ed è arrivato a ucciderlo perché aveva capito perché aveva il rancore per le azioni che ha fatto John Lennon, perché lui lo sapeva, perché lui lo sa, e non lo conosceva. Possiamo cagare fin da prima. Uno ha scritto anche Stan, quello di Eminem. Della canzone di Ce ne sono non lo so come si può arrivare ad avere una visione. No, più fa un po' schifo uscire la sub alla tipo ricatto emotivo, oppure no, fatto non la credo sub. Che intendesse quello, credeva soltanto di facciamo passare un non po' di tempo. Lui, ha detto ho messo la sub perché ora pensavo che tu fossi simpatico. Quello intendo. Però magari schifo da dire. Lo so, più che altro non potete pensare che ogni persona che sia qua, loro abbiano un'idea precisa di cosa siete, di cosa fate, staccano la live e pensano a voi. È un po' presuntuosetto. Questo è davvero presuntuoso. Ho messo in scena, veramente, questa sera, per farmi passare, capito, come uno stronzo. Io ti blasto e ti annichilisco, è chiaro? Devi chiedere scusa. Chiedi scusa! Sei completamente pazzo, Stenova. No, chiedi scusa. Devi smetterla di farti arrivare la rabbia, perché quando arrivi la rabbia non hai idea di cosa dici. Io ti annichilisco col dito puntato. E devi chiedere scusa. Mario, se vuoi farlo, questo è... Allora, facciamo così. 4 minuti, sta per finire, poi decidi se chiedere scusa o no. Mamma, ok. Non lo vuoi fare? Merda. Hai già capito tutto. Oh merda. Ma è una live anche questa. È una chiamata Zoom. Siamo in live. È una chiamata Zoom. È un problema. Perché questo video rimane finché non chiedi scusa. Non vale niente il video, però verrà visto da te, da noi. E chiedi scusa, così la smette con sta minchiata. Ok, basta. Vi avrei dato, ragazzi, questo video è fatto proprio a caldo. Se dovrò rispondere ad altro... Qua era posto Genkidama, bro. Vedo il fumo che esce. Posso chiedere quando l'ha messo sto video? Quanto è vecchio? Però mi hanno fatto notare in chat che per scusami. Comunque la sfera Genki Dama è veramente forte in ogni contesto. Mi hanno fatto notare in chat che la Genki Dama con i puri di cuore non funziona. E lui, per quanto stia facendo un po' di turbolate, lo considero comunque un puro di cuore. Quindi penso che abbia subito soltanto la Kamehameha. Bellissima considerazione. Mi ha aiutato un ragazzo in chat. Non bellissima so considerazione. Oh, veramente amazing singer. Stanno sulle scatole. Che hai visto? I dissing mi stanno sulle scatole. Risposta ha fatto a 20 minuti di 16 video. 16 minuti. Consigli a due persone. Perché non è che se litigate i rapporti devono scritturarsi per forza. Ma non è che vi posso venire a dire, se penso che uno ti manipoli, devo venire a dire è solo un simpaticone. Oh, perché cos'è? Lo sono, sono un grande coglione simpaticone. Voi volete che la gente vi prenda per il culo? No, non è quella l'unica alternativa. Io non vi prendo per il culo, io dico quello che penso. Quello che pensi fa schifo. E la cosa non ti deve stare bene per forza. Infatti mi fa schifo. È chiaro. Chiarissimo. A te? Perché io sono più rispettoso. Io l'ho scritto in privato. E te la sei cercata. Che mafioso. Da solo, Mario Storniolo. Nome e cognome. Oh, nome e cognome. Nome e cognome. Signore Storniolo. Blastato su tutta la linea. Ah, no, lui ha deciso. Giudice, giurie, giustiziere, tutto insieme. Carnefice è quello che sta carneficando. Che viene sparato il carnefice. Sei stato carneficato. Carneficato, Mario. Chiedi scusa se vuoi. Ragazzi. Ciao, ancora 4 minuti. Che cazzo dici? Faccio l'incazzato, sì, ma. Aspetta. Questo è il momento Sid. Sid dove si ritorna, pensa, ma cosa ho fatto in questo momento? Ma in realtà, dai, è un bravo ragazzo. Vediamo. Oh. Sarebbe stato bello collaborare con loro due, non so proprio. Ma allora è questo! Ma chi cazzo vuole averti anche a 6 km? Ma allora è questo. Lui ha parlato. La mamma. Lui ha parlato del fatto di
essere spammato, comunque di farsi pubblicità, e adesso dopo 13 minuti e mezzo dice, che bello sarebbe diverso, stato. Perché secondo me lui effettivamente ci interessa a volte come affrontiamo gli argomenti e voleva semplicemente unire unirsi a noi per fare magari un video, una live, anche perché a me pure in chat ha scritto, perché non ti guardi i miei video, parlo di filosofia e politica. Io ho detto guarda, non mi interessa. Non mi interessa, mi ma allora mezzo discorso se ne va a fare in culo. No, no, secondo me lui non vuole semplicemente diventare famoso, voleva fare qualcosa con noi, che è diverso da spammarsi solamente per ottenere fama, o no? Voleva parlare di qualcosa di interessante. Voleva farsi l'intelligenza. Se era un sentimento buono di che bello che lo siete, era, voi due, voglio fare qualcosa con voi, questo, sì. Secondo me era questo. Veramente, io ti speravo di fare qualcosa con loro, ma loro... Pensano che io volessi solamente, non so, probabilmente non è solo questo, di stare sul capo, probabilmente è anche il fatto che mi sono permesso di giudicare, c'è proprio una cosa infantile. Vabbè, non posso dirlo, non c'è pezzo tanto, su questo ci possono parafolare quanto vogliono, bla 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 bla. Ragazzi, dai. Dai cosa? Dai ragazzi. Su cosa? Ma veramente da pensare che stavo lì solo per rompervi i coglioni, ma veramente. No, ma l'hai fatto. Sì. Ma tutte e due. Sì. Ma veramente dopo tutto quello che ho scritto pensate che mi volessi male? No, ti vogliamo noi male a te perché sei un idiota. Ma veramente, cioè, no. Siete proprio infedeli alle vostre parole. No, mi sei sul cazzo e sarò sempre fedele a questo. Cioè veramente, mi volete infamare? Sì. No. Ma anche se andiamo fuori la chat, ma fate una figuraccia. Ok. Perché nemmeno in chat non mi dà di rispetto. Adesso li cercate da soli. No, è distrutto. Oh, merda. Sei teletrasportato? Sì, bravissimo. Mi stavo quasi per dimenticare. Cambiato voce? Ovviamente. Cambiato doppiatore. Smetterò di seguire. Di seguirti. Seguirti? A sì. Te no. A me sta cosa mi fa sempre male. Proforiz sarà un idiota che se n'è andato perché bestemmiavo, ma se ci penso mi fa male. Sì? Bro, ma tu lo sai da quant'è che mi seguiva? Anni. E un giorno solamente perché abbiamo fatto una call dove gli spiegavo perché bestemmiavo e perché non rispettassi molto la gente che doveva impormi la propria visione, addirittura per ammutolirmi, lui se n'è andato. Uno come Proforiz, come qualsiasi altro, come quelle due o tre persone che sono stato costretto a bannare per i loro comportamenti, mi è dispiaciuto tanto. Con lui tiro un sospiro di sollievo perché se si allontana da noi, ripeto, può stare meglio perché noi rispondiamo per direttissima, però poi magari c'è qualcuno che gli può fare male con un commento. Ma sta roba qua anche nella vita, cioè se è prepotente così anche nella vita vera, prendi cazzi nel culo. Penso che ci siano delle conseguenze di Covid in tutto questo anche, sta facendo molto roleplay. Secondo me sei molto buono. Sta facendo roleplay, bro, sta tentando di essere come noi, sta tentando di avere un personaggio, sta sottovalutando il fatto che non si veda, che sta fingendo quando si vede. Adesso cosa... lo fa apposta? No, sì, questo... secondo me crede veramente di avere una valenza. Esatto. Crede veramente. E quello è il suo personaggio, è quello con cui ha voluto esordire con la sua faccia perché ha avuto l'opportunità di poterlo fare. Ho capito, fare. Sì, sono cioè questo è un roleplay. Sì, sì, sì. Fatto male. Marco, dimmi. Non mi ha più visto interagire nella sua chat, anche se ammetto che ogni tanto entravo, però ovviamente... non c'entra, aveva litigato anche lui, ma... Non abbiamo litigato. Allora, poi 15 minuti per Mario, te. Vabbè, ho litigato anche con Marco. Vabbè. Ci sta, cioè, non dovete per forza venire a genio. Per carità, io comunque. Mario, venirmi a genio. Tu non mi hai più visto interagire. Uguale sarà per te. Non aver paura. Per te. Non pensare che io mi metterò a continuare. A continuare. Ah, 15 minuti di video non lo dedica a nessun fidanzato, a nessuna fidanzata e viceversa. Tu l'hai fatto per Mario, questo è un grande interesse e dovresti secondo me prenderne atto, che è un po' di interesse, non è inutile dire oh, da ora in poi è più il cazzo. Hai cominciato tu, e lo dico per un'altra volta. Sì, no, questa è proprio la cosa da... Tu! Mi tocca a te, chiedere scusa. Comunque tu hai cominciato, se proviamo a dirla tutta. È impossibile che abbia cominciato io. Perché tu hai fatto la live e lui ha scritto, no, quindi... Hai letteralmente iniziato. Così, se sarei convincente di muovere il video... Merda, ma è una minaccia a questo tutti è quello gli che effetti. Roleplay. Lo puoi togliere solo se chiederai scusa in maniera convincente. Sì, adesso sì. Vediamo, Perché comunque non ho nulla da nascondere. Come caro, io ho mantenuto il massimo rispetto. Ma Peldor di nuovo, grazie. Ho mantenuto il massimo rispetto.
bello, mi è ha messo giù il telefono. Mi è piaciuto. Hai fatto? Bellissimo. Io faccio molto questi giochi di livello del microfono. Vi ricordo che io ero risuono Stenova00 su Twitch. E... Stenova, io penso tu sia veramente un coglione. Dovevi venire al sushi. Perché se fossi venuto avresti capito che siamo solamente due scemate. Non avresti dovuto iniziare il roleplay che dice Mario della nostra chat dicendo non vengo. Perché? Perché è successa questa cosa qua? Ora mi sono ricordato che lui ha detto se vuoi ci vediamo prima del sushi, perché vorrei parlare un po' con te. E io ho detto guarda, intanto io rispondo a tutti così, ho detto non mi sembri la persona con cui vorrei rimanere solo per parlare, perché secondo me è molto fraintendibile quello che dici tu ed è molto fraintendibile quello che dico io, perciò ti tratto come tutti gli altri, vediamoci al sushi e basta. E questa lui l'ha reputata una frase da che non mi sta simpatico, ed era vero, c'è dell'antipatia in quello che mi aveva scritto in chat, però vieni al sushi, perché no? Però non posso darti un trattamento speciale dopo che tu me ne hai riservato uno molto patetico a me, ovvero mi hai dato dell'imbroglione con Mario come manipolatore. Questo è brutto. E se non pensi sia brutto e vuoi fare il personaggio come dice Mario, è ancora peggio. Sei stato inclusivo e lui si è offeso del fatto che tu non sia stato esclusivo. È un, esattamente. Incommentabile. Se volete, ciao Nicolò. Iscrivetevi, io sono semplicemente un ragazzo che parla la sua morale, filosofia, politica, insomma un po' di quel che pensa. Interessante. Quindi voglio essere molto rispettoso, e solitamente lo sono, ma quando uno, come posso dire, mi fa scottare la lingua, quando i peli vanno via, dopo mi viene da dire... Peli sulla lingua? Proprio... Ah sì, certo. Male. E infatti la risposta arriva subito, caro. Perché io ci tenevo davvero. No, no, mi metto a piangere adesso. Questa è l'unica vera faccia che sì, fa. Sì, esatto. Questa è lui. Questa è lui. Questa è una faccia vera. Questa è lui. No, non può finire così. No, si è tolto la vita, non è possibile. Non è possibile. Speriamo di no. Speriamo di no, ovviamente si scherza, ragazzi, però... Ci sono rimasto male. E infatti la risposta arriva subito, caro. Perché io ci tenevo davvero. Mamma mia. Mario, cosa Mario, hai da dire? Mario, rispondi Tux. L'avete ucciso? No, io non ho fatto niente. Non ho fatto niente. E poi un mese fa sto video, ha fatto altri video? No. Era il capo dei paguri, forse, Marione. Non lo so, io avevo ho un sacco di angoscia. Vi prego di essere buoni sotto nei commenti. No, non insultate, ragazzi. Certo. Nel senso, ovviamente siate liberi di dirgli quello che volete, ma fatelo... si vede che è un ragazzo sensibile. Marco, leggi la descrizione del canale, sabato. È un ragazzo sensibile sabato. E per favore proteggetelo per conto nostro. Non semplicemente perché era un nostro abbonato, è un nostro abbonato, ma perché è una persona. Cazzo. Del canale o del video? Oh merda. Ciao, sono un ragazzo ispirato e idealista. Cosa significa idealista? Voglio sapere, secondo voi Stefano idealista? Idealista, cosa vuol dire idealista? Secondo me con idealista lui è... Cos'è l'idealismo? Vuole dare importanza e valore a qualcosa che non ha la forma nel mondo sensibile, nel mondo vero. Che mira a un mondo migliore per tutti. Tutti. Ho passato diverso tempo nella mia vita a pensare cosa fosse più giusto per la collettività e ora non riesco più a starmene in silenzio. Desidero che sentiate la mia morale, poiché più di farmi sentire non posso fare. Spetterà sempre a voi scegliere da che parte stare. E se la mia morale lascerete... Comunque è assurdo, perché lui determina l'ascolto come prendere una posizione. Tu non puoi solamente ascoltare e dire... Ah! Tra parentesi, origine dell'idealismo. Ma devi
prendere una, devi scegliere con chi parti stare, perché se non stai con lui vuoi il male per tutti. Comunque c'è un punto dopo una chiusa parentesi e una minuscola. Non fare il Nazza Grammir, Gibbo. E se la mia morale... non dico di essere idealista ispirato quando poi... Vabbè, scusate, mi sarò cattivo io. E se la mia morale lascerete passare, purché sia giusto per mettere la maggior felicità con il minor prezzo possibile... Ma è comunque pazzo. Mi ha rotto il cazzo. Allora davvero per ognuno di noi che vi è e che verrà sempre a gran voce, viva la collettività, potrà esclamare. Cosa è un inno, questo è l'inno. È l'inno della sua nazione. È un manifesto. Ma se lo leggi al contrario sbuca Satana da per te. Mi piace il romanticismo, risulto per quel che vale. Ma non, che palle. Non ti preoccupare, sull'introversione non si discute e ho intenzione di cambiare il mondo. Un mondo più equo, più giusto per tutti. Infatti non sei venuto al sushi perché hai creduto comunque boh. Un po' così, LDD, che vuol dire? Cercalo. Alexa, cos'è la sigla LDD? Tradotto da Cambridge.org. Si dice che un elenco di vettori sia linearmente dipendente, abbreviato in LD, se esiste una combinazione lineare non banale di essi che è uguale al vettore 0. Quello lui. Insorgerà per un futuro d'emancipazione, saremo inarrestabili e buoni, dall'attuale buio capitalista che ci conforma al consumismo e ci offusca empaticamente. E volendo citare Rick Dufer, e vai su Amazon. Ogni Prime che hai fatto è un bacino al capitalismo. Iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati. Ah, anche nel nome c'è LDD. Puoi cercare veramente che cos'è, per favore? Sono veramente interessato. Vabbè. Valutazione della lesione da decubito e del paziente. È leso? Quali sono le possibili complicanze della LDD? Le complicanze possono essere associate... No, ragazzi, se è malato, abbiamo allora risultato un malato. Come deve essere eseguito l'inquadramento clinico? Formazione eteropica dell'osso, infestazione di larve di mosca. Ah, viene... Lui ha dentro gli insetti che lo muovono. È tipo... Non è un umano. È come Frank, Filthy Frank. Ora capisco. Ok. Un milione di formiche. È un milione di formiche, sì. di Rick e Morty. Ecco perché questo manifesto vuole un mondo più giusto per tutti, especially per gli insetti, i calabroni. Per quello che le espressioni Mario. Saettano da una parte all'altra. Questa è una, no, non penso che ora abbia, credo che abbiamo capito non tutto. Penso che abbia degli insetti dentro. Bro, ha mille insetti dentro e lo stanno comandando. C'è scritto su Google LDD. Comunque, a parte quello, io non vorrei essere troppo rude, ma comunque vabbè. Io allora mi mangio tutto quello che ho detto nei confronti di Stenova. A me piacciono un bordello gli insetti. Oppure ho scoperto che non penso che abbia gli insetti dentro lo scarabeo testa. Ercole. Bello, quello così, con la forza con erculea. Infatti Stenova è un cornuto di... Non di merda. Non volevo dire di merda. DD, la malattia. Ah, ok, la L mancava. Scusami, stronzo. Tu l'hai... Non c'è rispetto, mi manipoli. Scusami. Non siamo amici se mi insulti. Coglione. Cos'hai da dire? Niente. Ho molto mal di testa per via di questi 3 giorni di malattia. Ah no, eccolo. Libertà, diritti e dignità. Sarà questo il mio nome del mio partito. Semplice di L'avevo capito. Vuole fare un partito. Gibbo, ti ha vomitato un unicorno in testa. Bravissimo. Ora l'avevi capito. Sì, l'avevo capito che era il suo partito. Suo partito. E perché non l'hai detto, Mario? Perché non l'hai detto? L'ho tenuto dentro la mia testa. Fidatevi. Io mi fido. Ed è con questi presupposti che voglio vedere il mondo cambiare. Cambiare verso di noi in modo da ricordarci con serenità. Cosa significa essere fortunati? Questo è veramente LDD. Stavo per dirlo LDD. Io, Kira. È veramente per Kira. Per voi popolani di questo mondo, perché tutti insieme possiamo coesistere. Concludo dicendo: ho bisogno di voi per realizzare questa rivoluzione, altrimenti rimarrò soltanto una voce piena di ambizione. Io penso che sia sotto gli occhi di tutti quello che sta succedendo qui. Cos'è? Togli la sedia, scusami. Intanto, sarà che io sono un obeso di merda so già cosa e non devo parlare, ma questo tubo di scappamento umano... Scusami Stenova, non voglio fare body shaming, però mi piace un sacco. Sei un soul squash, veramente. Non ridere, Gibbo. Non fa ridere niente di quello che sto dicendo. Sei un soul squash. Va bene. Dai, scusate, veramente. Basta, scusate. Ho il passo obeso, così lo volete vedere nel portafoglio. Questo sarà il nome del mio partito. Andiamo avanti, perché... No, hai 2 minuti. Diritti e dignità. Ma...
C'è un frame che non esiste. C'è un frame che non esiste. Questo è il suo stand. Solo se metti pause e vai indietro, c'è questo. È uno stand. No, come fa? L'unico video su YouTube che fa sta cosa. È uno stand user, abbiamo capito. Questo è lui vero. Libertà, questo è lo stand. Diritti e dignità. Questo sarà il nome del mio partito. Semplice di impatto e allo stesso tempo simbolico di poco. Simbolico a dir poco. Quindi a dir tanto. Queste tre parole sono fondamento e colonne portanti dell'emancipazione umana, poiché solo sopra di essi possono essere costruiti sistemi. Solo io ho paura. Tu sai che con questa determinazione lui effettivamente può studiare fino ad arrivarci. Io e ci consuma per sempre. Io ho veramente paura. Tipo inizia tipo a togliere i lacci dalle scarpe, il pomodoro non si può usare. Ma batte le palpebre ogni io tanto. Io l'ultimo attacco di panico l'ho avuto tipo 10 anni fa, ma ho seriamente paura che finendo questo video possa generare una preansia per averci. Mi fa veramente... Fa molta paura. Emotivamente è questo vero, ragazzo. Come guarda, come si tocca le mani, come guarda di là, leggermente al lato. Ah, perché qua ci avrà la registrazione. Non me la conta giusto. Stenova, secondo me, io fossi in te, attaccherei con un Macanco Sappò, che è quello è il Masenko, butto figlio di puttana. Macanco Sappò è questo. Ma come cazzo ti permetti? Vabbè, faccio un video contro voi due. Allora, creo il mio. Allora, ragazzi, questo è il mio partito. Macanco Sappò! Mi distrugge. Appena mi fate un Macanco Sappò, faccio un video. Sarebbe bello avere dei tipi di video dissing fake da parte dei più creativi della chat. No, non mi pare che si squinzaglia. Botte di 10 minuti. Allora, Marco, non mi è piaciuto per niente. Ma tu lo sai su YouTube si poteva tempo fa? Tu lo sai su YouTube si poteva tempo fa? Ah, i video risposta. Erano troppo belli perché tu facevi un video e sotto c'era tipo questo video ha 5 video risposta. Ti devi vedere. Bello. E invece ora no. Specifico. Cosa intendiamo per libertà? Intendi? Sei solo. No, un partito. Siamo. Stare con chi vogliamo, dove vogliamo. Tranne al sushi se ti risponde qualcuno male su Instagram. Pensando senza restrizioni o censure di sorta. Ma si può davvero oggi? Diritti. I diritti sono ciò che sanciscono la valenza di libertà e dignità. Sono ciò che necessita l'uomo per vivere in una società. È tipo il discorso di V per Vendetta. The Slot, grazie all'abbonamento, questo. In modo da formare dei confini sani che possono essere riassunti con il rispetto, quello per noi stessi e per il prossimo. Se infatti abbiamo rispetto solo per noi stessi, finiremo per allontanare gli altri emotivamente. Assurdo, ha fatto questa cosa lui. Lui ha fatto questa cosa, rispetto solo per se stesso, quindi da lontano. Lui ha fatto questa cosa. Fisicamente. Comunque è già un politico, già le promesse che fa non le mantiene, è già perfetto. Se invece abbiamo rispetto solamente per il prossimo, finiremo per essere vittima delle aspettative. Dignità. La dignità permette alla libertà e ai diritti di sussistere. La dignità non è limitata compassione, è riconoscere che ogni uomo è meritevole di convivialità. Non è giusto che vi siano persone senza un tetto, viveri, istruzione, sanità e servizi, altrimenti siamo lontani dagli altri e non gli permettiamo di essere veramente liberi. Questo ovviamente senza tralasciare il bisogno di coesistenza col nostro pianeta e dell'empatia che ne deriva verso gli animali e piante che lo abitano. Sta facendo un mischione di animali e le piante! Non possono. Comunque, estensione del rispetto. Ed è con questi presupposti che voglio vedere il mondo cambiare. Ho visto l'aura. Lui ha un'aura. Guardategli le braccia. Oltre lo stand anche la... Guardate le braccia. L'empatia che ne deriva verso gli animali e piante che lo abitano. Guarda qua. E che reputo comunque estensione del rispetto. Ed è con questi presupposti. Sì, sì. All'aura. Si sposta dietro. C'è un'aura che va verso qua. Si sposta verso destra. E che reputo comunque estensione del rispetto. Ed è con questi presupposti. Appena fa così fa. Ma poi dopo che dice estensione del rispetto. Quella è la tecnica estensione del rispetto. Stenova, ti metto like. Estensione del rispetto. Post che voglio vedere il mondo cambiare. Posso vedere? Cosa? Posso vedere io l'estensione del rispetto. Faglielo vedere. Certo. Che ne deriva verso gli animali e piante che lo abitano e che reputo comunque estensione del rispetto. Ed è con questi presupposti. Wow, estensione del rispetto. Bellissimo.
Toriyama, Yokotaro, come ti chiami? Sbrigati. Uno dei due, insomma. Ma poi è grandissimo la sedia, se li picciolita in un attimo. Probabilmente non l'ha rispettato. Non ha rispettato l'estensione. Cosa è questa frase? Non mi rispetto. Ed è con questi presupposti che voglio vedere il mondo cambiare. Cambiare verso di noi, in modo da ricordarci con serenità cosa significa essere fortunati. Concludo dicendo, ho bisogno di voi per realizzare questa rivoluzione. Altrimenti rimarrò soltanto una voce piena d'ambizione. Ed è con questo che vi ringrazio per l'attenzione. E nel caso che diate in show, iscrizione. Frigobar 2 ha donato 2 euro. Vi do 5k se chiudete lui e l'osario Riccardo nella stessa stanza con videocamere. No, non si fa. Mamma mia. La cosa più pericolosa a Frigobar è che loro accetterebbero entrambi. Sì. Questa è la cosa più pericolosa. Cosa hai detto, scusa? La cosa più pericolosa di tutta questa storia è che loro accetterebbero entrambi di essere chiusi. Certo. Non lo so. Secondo me. Credo che se avessimo visto prima questo video e poi quello dopo, ci saremmo risparmiati un sacco di forse ha fatto perché forse c'è, cioè, è questo il suo ragionamento. Che amarezza. Questo ragazzo, secondo me, con 2 anni di quarantena è stato spaccato in due. Hanno proprio spaccato. Hanno spaccato tutti, eh. Chi più chi meno, a quanto pare. Però veramente è una cosa, è empaticamente mi genera tristezza, mi genera angoscia, perché c'è qualcosa che non va, o almeno io vedo che c'è qualcosa che non va. Ti dico io cosa non va, bro. Il fatto che internet non dà per niente un tutorial alla gente su quelli che possono essere i pericoli di usarlo, non solo per gli altri ma per, come hai detto tu prima, se stessi. Perché quando una persona così, ovviamente che non farà mai e poi meno la sua vita views, perché lo si capisce subito che è un cringione, che socialmente parlando chissà che problemi ha, usa questa cosa qua e vede che non fa risultati, non è abituato a pensare forse sto sbagliando approccio, soprattutto forse sto usando presunzione, ma penserà non vogliono stare con me, non vogliono stare col mio partito e tutto quello là. Questa roba qua fa malissimo a se stessi, cioè se ti ammazzi, ti avveleni. E questo è il problema. Internet non dà nessuna direzione da questo punto di vista. E ce ne sono tanti, ci sono tanti che hanno lo stesso modus operandi del fatto che si arrabbiano perché vengono risposti male, eccetera. Io non lo so se è una cosa puramente di internet, perché comunque il fatto di non essere venuto lì al sushi denota questa cosa anche nel comportamento di tutti i giorni, cioè se fosse arrivato e avesse fatto tutt'altro, comunque non avesse parlato di queste cose qua e semplicemente si godeva il sushi, questo discorso qua andava era serio, perché è veramente una cosa di internet. Secondo me non se lo sarebbe neanche goduto il sushi, avrebbe per aspettato dico, di rimanere solo con me e Mario. Per quello che dico, secondo me non è una cosa soltanto relativa a internet. Non è una cosa solo relativa a internet, cioè secondo me lui è così, punto. Secondo l'imitazione che ci asseconda tutti, nel senso che noi umani siamo bravi a imitare, siamo bravissimi a imitare qualcuno che fa un video e molti lo fanno, anzi in questo periodo la maggior parte. Quindi è molto più facile dire la propria pubblicando un video su internet. L'equivalente sarebbe andare in piazza, ma non penso che tutti quelli che hanno il coraggio di scrivere un commento, step successivo fare un video, step successivo andrebbero in piazza a parlare e a dire delle cose del genere. Welcome to the internet. Have a look around. Comunque sia, io lo perdono, perché se è vero che è fatto di insetti e manovrato dalle locuste, comunque sono dei bei video. Io non so se riuscirei a fare una roba del genere. Io da insetto non riuscirei neanche a accendere la videocamera, tantomeno manipolare un corpo affinché possa fare un video. Ci vuole una coordinazione fuori di testa. Spero che ci sia maturità sotto i commenti, perché vedo che è un ragazzo sensibile. Scusate che lo ripeto, però per favore, raga. Ma non è un vero ragazzo. È un formicaio. Non è un formicaio, è un essere umano. È un formicaio. Credo che sia governato da... mancare rispetto alle formiche. Ecco perché ha detto animali e piante. Animali e piante, certo. Perché lui vuole aiutare le sue amiche formiche. Amiche formiche, Marco, perché... Libertà. Non c'è rispetto. Vabbè, come ultimo messaggio verso il formicaio vivente, io gli dico, se vuoi venire qualche volta al sushi con noi, ma solamente se ci sono altre 200 persone in modo che la tua voce si perda nel coro, ok? Se no, niente. Io, Ste, non ho niente contro di te, mi generi però molta angoscia, questo lo devo dire. Pure a me, paura. E paura, infatti, paura. In un'ipotetica cosa al sushi non mi permetterei mai di dirti non invitare Stenova,
però non mi presenterei io. Non penso di voler. E sono in 20? Non voglio. Solo perché c'è sta nuova. Ho veramente paura, sono un ragazzo sensibile. Ma basta che non gli parli. No, no, magari mi parla lui e mi fa stare male. Ma li difendo io? No, 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 no. Gli diamo un cazzotto. Ma tipo, gli diamo un pugno. Ma pure io mi so difendere, che poi divento un animale. Una cosa che penso. Scherzo, comunque, ragazzi, io non chiavo cazzotti. Ma anche perché tipo muoiono 100 formiche e si rifanno in un secondo. Io quando mi feriscono i sentimenti divento molto aggressivo, no, retoricamente. Tutta questa abilità viene utilizzata per farti. Ma secondo te una cosa che può dirti che può farti stare male? Ho pensato di mollare tutti i miei sogni per quello che mi hai detto. Sei un mostro. Cosa? Una cosa del genere. Se dovesse dire una cosa del genere. Mi colpevolizza di qualcosa che ho fatto. Io non ci credo. E quindi divento un animale e comincio a mischiare rabbia e valori. Ma secondo me non è così importante. Io do importanza a qualsiasi essere vivente allo stesso modo. Non fare come un LDD di me. Noi sono tanti esseri viventi. Non fare come il partito dell'LDD. Non sono tutti importanti nella stessa maniera, palesemente. Se muoio un bambino, ancora, certo volte meglio. Ancora lo devi imparare. Io mi metto a litigare con un buco di culo e col presidente degli Stati Uniti alla stessa maniera. Vedi che ti sto dicendo sto cosa perché anch'io sono un po' nel tuo... dove sei tu. Però è palese che chi se ne frega. In più, purtroppo, tu che vedi, lui presente non vede, però tu che vedi, non andare in quel posto e ammettere che non lo stai andando per questo motivo qua, minchia, questa persona sai come la carburi, tipo, certo, in più gli dai potere, lui crede di avere potere. Per lui è un potere sapere che tu hai fatto la Genkidama. È una sciocchezza, però per lui, oh mio Dio, ha fatto 16 minuti di... Io la Genkidama l'ho utilizzata soltanto per non far prendere male quelli che mi stavano vedendo mentre lui stava rovinando il mood. Io ti dico solamente, la prossima volta, un semplice solar flare. solar flare! Sì, ma con solar flare poi me ne dovrei andare. Sì, scappi. Io, lo lascio. Solar flare è accecante e poi me ne e vado. E lo lasci al sushi da solo. Vai solar flare e vedete la live. E vai nella live. Poi vai in bagno e controlla se ce l'hai lasciato. Quando se ne va, si torna. Un solar flare ogni 5 minuti. Solar flare! Bene.